Siamo felici che finalmente sia finito l'inferno. Com'è andata? Diciamo bene. Quindi riprenderemo i libri a settembre? Penso prima. Che programmi hai tu? Già, sta finendo la scuola, è finita ormai la scuola, meno male, così inizieremo anche i corsi per il prossimo anno per l'università e poi sì, finalmente a mare. Oggi ultimo giorno di scuola? Per fortuna sì, abbiamo levato le ultime interrogazioni, ora riposo, mare, studieremo per fare i corsi per entrare il prossimo anno nelle varie facoltà e niente, un qualche viaggio, vediamo. Oggi ultimo giorno di scuola, ma da domani inizia la maratona degli esami. Cominceranno gli alunni di scuola secondaria di primo grado con la prova scritta di italiano ed a seguire matematica e lingue straniere. Ma l'impegno continua per gli studenti di scuola media superiore che tra una settimana dovranno affrontare le prove degli esami di maturità 2013. La prima sfida reale che tra 8 giorni metterà a dura prova circa 500.000 studenti delle quinte classi di scuola superiore. Un impegno collettivo che ogni anno porta ansia tra gli studenti e le loro famiglie. Come stai vivendo questi momenti? Sì, sono momenti di tensione, cioè la prima volta e quindi c'è sempre un po' di emozione. Speriamo andranno bene qui grazie all'aiuto dei professori, stiamo stilando questa tesina e vediamo se riusciremo a far bella figura. Ti senti preparato? Sì, tutto sommato sono fiducioso. I familiari sono fiduciosi delle nostre capacità, dei nostri risultati che vorrebbero che noi conseguissimo. E anche la scuola comunque si è attivata per superare quest'ansia, si parla tanto di ansia per esame. La scuola, diciamo, si è dedicata a questa problematica, abbiamo chiamato degli psicologi hanno fatto un corso appunto per affrontare bene l'esame, anche perché l'ansia spesso penalizza anche lo studente più bravo che si trova ad avere voti di memoria. Scusa, cosa ne pensi di questa polemica dei bonus maturità? Penso che sia una legge abbastanza scellerata, perché comunque ogni scuola ha un margine di autonomia troppo ampio, dagli 80 fino ai 100 centesimi praticamente la scuola può gestire questi bonus come meglio crede. Quest'anno voi di quinto anno sarete soggetti al bonus maturità, cosa ne pensi? Ma non la ritengo una cosa molto corretta, perché secondo me è stata fatta in maniera molto, molto sbagliata, in quanto vengono attribuiti dei punteggi in base al voto di maturità che non sono uguali per tutte le scuole, ma cambiano da scuola a scuola e questo non lo reputo corretto. Professore, lei ritiene che il sistema dei bonus maturità sia corretto? A mio avviso no, perché crea disparità tra istituto e istituto. Attribuire un valore a un diploma, a un altro diploma, non ha senso. Qualsiasi scuola fatta al meglio è impegnativa. Pertanto è una delle tante disparità che il Ministero dell'Istruzione ha introdotto per rendere più difficile il percorso di questi ragazzi.